Le 14:55, buon pomeriggio, nuovo appuntamento con l'informazione flash di TG 2000. La polizia della Repubblica Democratica del Congo ha annunciato di aver arrestato alcuni dei presunti responsabili della morte dell'ambasciatore italiano Luca Attanasio, ucciso nella provincia di Kivu Nord lo scorso 22 febbraio. Fra le vittime dell'agguato anche il carabiniere Iacovacci e l'autista Milambo. Sei persone sono finite in manette, farebbero parte di un gruppo ribelle locale. Una persona è morta questa mattina a Nizza, in Francia, durante una sparatoria in strada nel centro della città. Secondo la stampa locale, gli spari sarebbero stati esplosi durante un tentativo di arresto. Un uomo è ricercato. La polizia ha invitato a evitare il quartiere intorno a Rue de la Buffat. La zona è stata chiusa e sul posto sono arrivate le forze di polizia speciali francese. Troppi i casi di violenza sulle donne, troppi i femminicidi e troppe le violenze sui bambini, una vera barbarie. Sono le parole del ministro della giustizia Cartabia, secondo cui il contenzioso nell'ambito delle relazioni familiari sta crescendo e le cause di separazione si intrecciano a denunce di violenza domestica. Poi il guardasigilli ha esortato a investire nelle strutture penitenziarie e ad accelerare le assunzioni del personale nelle carceri. Scatta da domani il Green Pass base obbligatorio per chi va dal parrucchiere o dall'estetista, quindi per usufruire di questi servizi servirà un tampone negativo. Dal 1 febbraio entrerà in vigore l'obbligo del certificato verde base anche per accedere a banche, uffici postali e per andare dal tabaccaio. Atteso in giornata il DPCM con l'elenco dei negozi esentati come farmacie e supermercati. La FIGC ha deciso che la rosa delle squadre di calcio sulla quale calcolare la percentuale di positivi per far partire la quarantena è di 25 giocatori, superata la soglia del 35% di positività, quindi 9 giocatori, tutto il gruppo è bloccato. Dio non si spaventa dei nostri peccati, è più grande e padre e amore tenero, lo ha detto il Papa nella catechesi dell'udienza generale di oggi dedicata alla figura di San Giuseppe. Francesco inoltre ha rivolto un pensiero ai carcerati: non possono esserci condanne senza finestre di speranza, le parole di Bergoglio. Secondo la Onlus, porte aperte, cresce globalmente la persecuzione anticristiana nel mondo e l'Afghanistan si colloca al primo posto per discriminazione. Dopo 20 anni la Corea del Nord scende al secondo. Nel mondo sono oltre 360 milioni i cristiani che sperimentano un livello alto di persecuzione. Salgono inoltre a 5.898 i cristiani uccisi per cause legate alla loro fede. Era l'ultima notizia, vi lascio alla preghiera della Coroncina, poi ci siamo noi, l'informazione di TG 2000 torna alle 18:30, più tardi.